Ciao, siamo quelli che in 5 anni sono passati da 0 a 8 milioni di voti. Gli unici che in Parlamento hanno rinunciato a metà dello stipendio e a decine di milioni di rimborsi elettorali. Quelli che hanno votato contro il regalo alle banche, l'unica opposizione ai partiti che da un ventennio bloccano l'Italia. Siamo il Movimento 5 Stelle e questi sono i nostri 7 punti per l'Europa. 1. Abolire il Fiscal Compact, il trattato che ci impone di ridurre il debito pubblico di 40-50 miliardi di euro l'anno per i prossimi 20 anni. Una misura che 6 premi Nobel per l'economia hanno definito recessiva, sostenibile solo con nuove tasse e tagli alla spesa sociale. I partiti sono i responsabili del debito pubblico. Il Movimento 5 Stelle non vuole che sia tu a pagarlo. 2. Adozione degli Eurobond. Abbiamo una moneta unica, ma ogni nazione paga interessi diversi sul proprio debito pubblico. La Germania meno, l'Italia di più. Gli Eurobond sono l'unico modo per essere uniti nella buona e nella cattiva sorte. Con l'Europa condividi solo obblighi. Il Movimento 5 Stelle pretende anche i benefici. 3. Alleanza tra paesi mediterranei per una politica comune. I paesi del Sud Europa hanno esigenze simili, spesso lontanissime da quelle tedesche. Portare avanti le stesse azioni è fondamentale per far valere le proprie ragioni. Abbiamo un mare di idee in comune, rendiamolo navigabile. 4. Investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% di deficit di bilancio. Secondo il Fiscal Compact, ci si può discostare dal limite del 3% in caso di grave crisi economica. Il Movimento 5 Stelle vuole ridiscutere i parametri per dare slancio alle imprese bloccate dalla politica del rigore. 5. Finanziamenti per attività agricole e di allevamento finalizzate ai consumi nazionali interni. L'Italia produce solo il 70% degli alimenti che consuma. Il resto è importato, magari con marchio Made in Italy. Per difendere i lavoratori e il territorio, chiediamo di favorire le produzioni locali. La filiera corta allunga la vita, anche all'Europa. 6. Abolizione del pareggio di bilancio. Con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione italiana, qualsiasi investimento pubblico è conteggiato come debito, anche se dovuto a calamità naturali. Per l'Europa è un pareggio, per lo Stato sociale una sconfitta. 7. Referendum sulla permanenza nell'euro. 9 nazioni dell'Unione Europea hanno mantenuto la propria sovranità monetaria. Sono in Europa ma non hanno l'euro. Eppure vivono, commerciano, prosperano. I partiti hanno deciso per te di entrare nell'eurozona. Oggi il Movimento 5 Stelle vuole che tu possa informarti e scegliere se rimanerci. Alle elezioni europee del 25 maggio, vota Movimento 5 Stelle. Fai una X sul simbolo e indica da 0 fino a 3 preferenze, non dello stesso sesso. Cervelli che non fuggono, ma partono per l'Europa, per cambiare l'Italia.